Oltre 300.000 euro, tutti finanziati dal Ministero degli Interni per la riqualificazione e messa in sicurezza del giardino fluviale di Pescara. Il progetto, illustrato stamane alla stampa dal sindaco Carlo Masci e dal prefetto Flavio Ferdani, sarà realizzato nel giro di 3 anni su un'area di circa 13.000 metri quadri e vedrà il rifacimento totale della pista ciclabile, la riqualificazione degli spazi verdi, panchine, nuova illuminazione e perfino giochi per bambini, per dare nuova vita a un'area, quella golenale, per troppo tempo lasciata in totale abbandono e degrado. Per questo io ringrazio la prefettura che si è impegnata tantissimo a valorizzare il progetto che noi abbiamo presentato e che è stato finanziato. C'è una grande sinergia fra l'ente locale, il Ministero degli Interni e anche la capacità di intercettare fondi che non sono del comune ma che arrivano dal Ministero per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Pescara. Quella è un'area degradata, un'area abbandonata, un'area in cui ci sono troppe situazioni anche di illegalità e in questo modo riportiamo la legalità, la bellezza, la qualità della vita e soprattutto molti ragazzi e molti bambini che andranno a giocare in quello spazio a ridosso del fiume, quindi a contatto con la natura. Ci sono tanti elementi positivi che partono proprio dalla sicurezza urbana. Questo connubio fra sicurezza urbana e qualità della vita che noi stiamo sviluppando nella nostra città poi alla fine porta anche grandi vantaggi, finanziamenti importanti che ci permettono di dare alla città un volto nuovo, un volto migliore, un volto più bello. Il contributo della prefettura in questo progetto finanziato, lo ricordiamo, totalmente dal Ministero degli Interni, è stato fondamentale. Assolutamente sì, perché c'è un decreto del Ministro dell'Interno, del Ministro dell'Economia, che prevede la concessione di finanziamenti agli enti locali che presentano progettualità legate appunto a quella che è la sicurezza urbana. Quindi il progetto del Comune è stato esaminato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, trasmesso al Ministro dell'Interno con parere favorevole, che ha accolto, diciamo, questo suggerimento e ha finanziato su 3 annualità questo progetto.